Sindaco, tante novità per i parcheggi estivi, a cominciare dagli abbonamenti, ma non solo. Ci saranno, diciamo, agevolazioni, ci saranno anche lodi e ci saranno anche critiche. Quali sono queste novità? Sì, noi abbiamo approfondito molto la questione, abbiamo anche ascoltato i cittadini di Pescara. Noi introdurremo una grande novità, un parcheggio annuale straordinario agevolato per i residenti a Pescara per un importo pari a meno di un euro al giorno, nel senso che avremo un abbonamento di 360 euro l'anno diviso in quattro rate per i residenti di Pescara. Poi coloro che avranno le auto ibride pagheranno meno di mezzo euro al giorno perché vogliamo agevolare la mobilità light, la mobilità elettrica, così come sono i canoni oramai nazionali ed europei. Si potrà parcheggiare in qualsiasi zona, tranne che nel periodo estivo sulla Riviera, perché sulla Riviera ci saranno altri tipi di abbonamento che favoriranno sempre i residenti con un pagamento di meno di 2 euro al giorno. E poi ci saranno le tariffe di abbonamento anche per i non residenti, a poco più di 2 euro al giorno, e poi ci saranno le tariffe giornaliere di 1 euro all'ora, con il massimo di 4 o 5 euro al giorno. Pescara è una città che viene molto consumata non soltanto dai cittadini di Pescara, perché a Pescara entrano 120.000 macchine al giorno, molte di più di quelle che sono le macchine dei pescaresi. Vogliamo precisare però una cosa importante che è questi parcheggi estivi a pagamento, se non ho capito male, sono fino alle 19? Sì, fino alle 19 sulla Riviera sia sud che nord. Dopo Quindi dopo le 19 non le si paga 19 il più. parcheggio è gratis, sì, e così abbiamo anche pensato di agevolare le attività di ristorazione o di divertimento serali e notturne. Qualcuno dice sì, va bene anche pagare, però bisogna garantire un numero di posti adeguato, comunque corrispondente a quelli a pagamento e anche i famosi parcheggi di scambio di una volta, che si erano anche creati un po' naturalmente. Penso per esempio al parcheggio di fronte alle poste di via Passo Lanciano, ormai considerato fuori dal centro, ma a ridosso del centro, un po' sorta di luogo dove depositare la macchina e avviarsi a. Ora questi posti sono a pagamento e per di più sono spesso vuoti. Il fatto che i parcheggi siano non tutti occupati adesso dimostra una cosa, che non c'era una necessità di posti, ma c'era una comodità.